Saluto Luca Marino, ottava giornata di Serie B2 che si conclude col posticipo tra Real Pafdimin e Jokers. Real Pafdimin che sembrano la grande incompiuta di questa Serie B, alternano risultati positivi a sconfitte clamorose come quella della scorsa settimana che li ha visti sconfitti dagli Sparta Praga. Dall'altra parte i Jokers che continuano a inseguire il sogno Serie A devono rispondere alla vittoria dei Club Sirius. Tutto è pronto, il signor Palazzolo, fischietto in mano e fischietto all'inizio. Questa per Virgilio, subito con le mani a mettere in movimento Ciofalo. Palla contro spalla, vince il rimpallo Ciofalo, tenta la conclusione, di poco alta sulla traversa. Alcamese, allarga verso Cirimin, tantissimo. Cirimin si accentra, tenta la conclusione, Virgilio alza in calcio d'angolo. Virgilio tiene il pallone in campo, serve ancora Ciofalo, vede la porta Ciofalo, prova a piazzarla, bravissimo Cannella, mani aperte, diritino. Alcamese, vede la porta, tenta la conclusione, pallone di poco sul fondo. Comincia dal proprio quartiere. Cannella riesce a servire al Camese, poi palla che finisce tra i piedi di Acquaviva! Che si gira all'improvviso, pallone che finisce di poco sopra la traversa. Pallone di Garofalo dentro, ottima l'idea per Cirimin. Troppo lunga l'esecuzione, poi Ciofalo serve ancora Acquaviva, lo accompagna Ciofalo, lo serve ora Acquaviva, Ciofalo zona tiro, Murato tiene da Cannella, ancora Ciofalo in possesso di palla, rientra, poi chiuso, tiene la difesa del Real Pafdimin. Farana, attenzione, contropiede Real Pafdimin, Farana lo porta, bravissimo Vercillo, e Gaiano ad anticiparlo, serve Acquaviva, tu per tu con Cannella, Acquaviva lo mette a sedere, poi sulla linea Calafiore, ancora Acquaviva, bravissimo Cannella, diritino! Virgilio, serve Cottone. Pallone per Ciofalo, tenta la conclusione Ciofalo. Pallone alto sulla traversa, deviato, calcio d'angolo. Fisca la fine del primo tempo il signor Palazzolo, risultato sullo 0-0, partita vara di emozioni, poche le conclusioni da una parte e dall'altra. Appuntamento alla seconda frazione, sperando che sia più vivace del primo. Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco, che viene in questo momento col fischio al signor Palazzolo. Alcamese per la rimessa. Serve Cirimin col tacco ancora per Alcamese. Pallone sul sinistro, la prova Alcamese, trova un grandissimo gol che sblocca la partita dopo un minuto di gioco del secondo tempo. Gira subito con le mani, sbaglia l'appoggio. Calafiore ancora possesso Real Pafdimin, la prova Calafiore, bravo Virgilio ad allungarsi e a mettere in calcio d'angolo. Ciofalo riesce a allargare verso Cocco, pallone ritorno per Ciofalo, ancora più larga, scambia Ciofalo, zona tiro, chiusa da Cannella, calcio d'angolo. Pallone servito ancora per Ciofalo, che trova il gol del pareggio, lasciato solo soletto al limite dell'area di rigore. Punisce Real Pafdimin e porta il gioco sull'1-1. Qua viva, anticipato dal Camese. Poi commette fallo sul giocatore che ha sbloccato la partita. Ancora al Camese, pallone sul sinistro, si libera di un avversario al Camese. Trova la doppietta personale con un'altra grandissima giocata. 2-1 Real Pafdimin. Gagliano. Serve Ciofalo, in confusione, ora i Jokers, ancora Alcamese, allarga ottimamente per Cirimin, che punisce ancora i Jokers, dedica il gol, presumiamo, alla sua dolce metà. Partita sul 3-1. Alcamese, lo fanno girare, pallone sempre sul sinistro, preferisce allargare per Cirimin, chiuso ottimamente da Virgilio, riesce ad allargare verso Cocco. Tutti dietro la linea del pallone, il Real Pafdimin, Ciofalo tenta l'imbucata per Acquaviva, pallone in ritorno, splendido! Non riesce più a trovare la porta Ciofalo, in equilibrio precario. Nella, che è bravo a spazzare il pallone. Ciofalo, zona tiro, la prova, ancora Ciofalo a riaprire la partita, 3-2 il punteggio. Si è inventato un gol da nulla Alessandro Ciofalo. Cirimin. Sempre l'impossesso di palla, rischia sul dribbling, Cirimin, e supera 2, serve Alcamese, pallone dentro per Farana, che sbaglia un gol già fatto, bravo Virgilio a tornare in porta e a chiudere lo specchio. Cirimin, serve con l'esterno Farana, ottimo il controllo, vince anche un rimpallo, ritorna su di lui Coccolo, supera Farana, a tu per tu con Virgilio, Farana, pallone a rimorchio,
Ci rimina per il Camese per la tripletta. Colpisce un palo clamoroso al Camese, vicino al gol del 4-2. Gagliano, pallone per Acquaviva, siamo già dall'altra parte. Acquaviva punta alla porta, dentro la conclusione. Pallone che fa la barba al palo. Dai, raga, dai! Serve Acquaviva. Pallone ancora per Ciofalo, zona tiro. Chiuso. Acquaviva, dentro la conclusione! E prova l'ottima coordinazione che fa sì che il pallone finisca alle spalle di Canella per la terza volta. E 3-3 quindi il punteggio quando siamo al 20° minuto di gioco. Infatti è così. Non è Cirimilla, attenzione, calcio di rigore quando manca un minuto alla fine del match. Ingenuità di Vercillo che colpisce il pallone con le mani dentro la propria area. Massima punizione quindi per il Real Puff di Min quando siamo al 24esimo, sul pallone al Camese per trovare la tripletta e il gol del 4-3. Fischia il signor Palazzolo, parte al Camese che non sbaglia, riporta davanti i suoi. 4-3 Real Puff di Min. Al Camese, man of the match fino a questo momento, perde il pallone però, Ciofalo, zona tiro, la prova, bravissimo Cannella, Dino! L'ha già battuto Acquaviva, sulla linea ancora al Camese, calcio di punizione poi per il Real Puff di Mine che possono respirare. Ultima azione decretata dal signor Palazzolo. Che la fischia, Acquaviva tocca per Ciofalo, barriera piena e finisce la partita con il Real Puff di Min che la portano a casa per 4-3, partita giocata col cuore dagli uomini in maglia bianca che hanno difeso benissimo, attaccato altrettanto bene, trovando in Alcamese l'uomo in più, autore di una tripletta. Dall'altra parte i Jokers che sono sembrati troppo rinunciatari in questa partita troppo importante per tenere il passo con i Club Sirius, l'unico a salvarsi Ciofalo. Acquaviva che nonostante il gol non ha influito come nelle scorse partite. Ora i Jokers dovranno fare tutto per tenere questa seconda posizione in classifica, gli consentirebbe un miglior piazzamento in zona playoff. Finisce quindi l'ottava giornata di Serie B2. Un saluto a Luca Marina, a settimana prossima. Oh!
la gelosia. Come la fa arrivare a fine partita? Grazie. Buona finta! Oh!
Bayern.